Potrebbe esserci un aggravamento laddove dovessero intervenire ulteriori debiti riconducibili a fatti o atti antecedenti alla dichiarazione di dissesto, per cui siamo ancora in fase di analisi, valutazione, studio e aggiungerei di attesa. Chiaramente l'indebitamento da 200 milioni è un indebitamento che potrebbe essere rivisto sia al rialzo, ma in determinate specifiche situazioni che dovrebbero comunque venire fuori dalle strutture rese dagli uffici, potrebbe essere anche rivisto al ribasso. Quindi chiaramente attestiamoci intorno a questa cifra per avere un'idea da dare alla cittadinanza. Ripeto, la cittadinanza deve dare anche il suo contributo. Quanto pesa l'abuso che si è fatto in passato delle anticipazioni in tesoreria? Non è un abuso. La situazione di ricorso costante reiterato all'anticipazione di cassa non lo definirei un abuso perché caratterizza tutti i comuni in difficoltà, soprattutto quelli del Meridione, dove ho detto già prima in conferenza stampa abbiamo il problema della difficoltà nella riscossione delle entrate comunali, per cui il comune deve rendere i servizi essenziali e se non riesce ad avere quanto necessario dalla collettività amministrata deve necessariamente rivolgersi al tesoriere, quindi non è quasi mai un abuso. L'abuso è quando magari vi si ricorre non per servizi essenziali ma per altri servizi che potrebbero non essere sostenuti dall'opportunità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria, che deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per emergenze, quindi i servizi che sono quelli essenziali di cui al 159 del TUEL, per intenderci. Una curiosità, in cassa avete trovato i bruzzi d'argento? Sì, due bruzzi li ho presi, non abbiamo trovato nulla, ma non abbiamo trovato nulla proprio per questo ricorso costante all'anticipazione che aveva posto il Comune in difficoltà finanziarie, per cui il Comune non ci ha potuto trasmettere in eredità nessuna dotazione finanziaria o nessuna dote, chiamiamola così tra virgolette, per poter cominciare l'operazione di risanamento. L'abbiamo iniziata solo nel momento in cui abbiamo cominciato ad operare con la riscossione dei residui. In quel momento, con i soldi che sono arrivati, con i trasferimenti, perché lo Stato trasferisce annualmente, in genere stanzia nel bilancio dello Stato e poi trasferisce ai comuni dissestati determinati fondi, con quelli e con la riscossione delle entrate stiamo cercando di mandare avanti la liquidazione dei creditori. Condotte penalmente perseguibili? Allora, condotte penalmente perseguibili non sta a me dirlo. Allora, i problemi in una gestione che porta al dissesto possono esserci ovviamente. Io non sono né un magistrato né nemmeno sono a conoscenza dei fatti pregressi. Certamente ci sono, ovviamente, quando si dichiara il dissesto, e gli organi sovracomunali procedono, sia quelli giudiziari sia quelli di altra natura, ovviamente procedono a fare tutti i controlli possibili e immaginabili per capire se ci siano delle responsabilità addebitabili all'apparato dirigenziale, all'apparato politico. Lo si vedrà, ma al momento non ho proprio numeri per dire una cosa del genere.